Mare Dentro è un'organizzazione di volontariato che promuove la cultura della protezione civile, del salvataggio in mare con le moto d'acqua. Da quanti anni siete attivi sul territorio locale? Allora, Mare Dentro è attiva sulla città di Fano dal 2014. Siamo diventati volontari di protezione civile e noi ci occupiamo di salvataggio acquatico e primo soccorso, ma facciamo anche altri tipi di attività, tipo lo stand up paddle, la subacquea e tutto il resto. Nei weekend usciamo, tutti i weekend, il sabato e la domenica, sia il mattino che il pomeriggio, e pattugliamo tutto il litorale fanese da nord a sud, sempre con la collaborazione, in collaborazione alla Guardia Costiera. La Guardia Costiera ci attiva via radio sul canale 16 in emergenza, se c'è un pericolo, qualsiasi cosa, noi interveniamo e poi dopo intervengono loro nei casi più, diciamo, complicati. Questo servizio lo facciamo a titolo volontaristico, però quest'anno lo sapete benissimo che la benzina è aumentata. Cerchiamo, abbiamo fatto una richiesta al comune di Fano per cercare di collaborare, non di guadagnarci, ma di mettere qualcosa di benzina, qualche litro di benzina. Questo serve a Fano, è una città, è una delle poche città che ha un tipo di questo servizio a titolo gratuito. Si diventa soccorritori e quindi organizzate dei corsi? Allora, per diventare soccorritore di Mare Dentro bisogna fare i corsi o da bagnino di salvataggio o con la moto d'acqua o con Rescue SUP, e basta contattarci, ci trovate su tutti i social o lì c'è anche il nostro numero di telefono. C'è sempre bisogno di volontari perché manca la forza prima. Purtroppo anche di recente vi sono capitate delle operazioni difficili di salvataggio. Sì, purtroppo sì. Cerchiamo, il nostro obiettivo è diffondere la cultura del primo soccorso e del salvataggio proprio per cercare di non far mettere in pericolo le persone. I divieti ci sono, ma non guardiamo i divieti, le leggi. Cerchiamo di usare il buon senso, specialmente quando andiamo a fare un'attività in acqua, perché ormai il mare si utilizza tutti i giorni, tutto l'anno. Cerchiamo di non mettere in pericolo voi stessi, i turisti, piuttosto che i bagnanti, e mettere in pericolo i soccorritori che poi devono intervenire o muovere la macchina del soccorso, che è una macchina importante per delle stupidaggini o eventi che si possono comunque evitare senza mettersi in pericolo. Che consiglio darebbe a chi si avventura in acqua, agli inesperti? Non sopravvalutare mai i propri limiti, cercare di stare sempre nei propri limiti. Se c'è la bandiera rossa, mi raccomando, fate attenzione, non entrate in acqua, non perché è un capriccio dell'assistente bagnante o del soccorritore, ma perché ci sono delle condizioni che possono mettere in pericolo il bagnante e i soccorritori. Evitiamo di fare cose che non vanno fatte per goderci un'estate. Poi Fano è una grandissima città turistica, sia a livello di mare, di colline, entroterra. Godiamocela, non mettiamoci in difficoltà.